Siano lodati Gesù e Maria. Questa 31ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ruota intorno al cuore della legge di Dio che Gesù, riprendendo la prima lettura, ha evidenziato nel Vangelo, che consiste nel primo grande comandamento, che è l'amare Dio al di sopra di ogni cosa e con tutto noi stessi, ed il secondo grande comandamento, simile al primo, che è l'amore del prossimo. Avremmo fatto caso, approfondito ieri sera, che Gesù proprio cita testualmente, introducendo il discorso sul comandamento più grande, la parte finale della prima lettura, che è uno dei brani più importanti per i figli israeliti dell'Antico Testamento. Sicuramente è un brano che ha caratterizzato la vita quotidiana della Sacra Famiglia di Nazareth, proprio di Gesù, di Giuseppe e di Maria, perché, come già accennavo ieri sera, quelle parole, ascolta Israele, in ebraico è Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e Ahavta et Adonai Elohecha, Bekol Levavecha, per il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, i figli israeliti si ricordavano 3 volte al giorno, come noi con l'Angelus, la mattina, a mezzogiorno e alla sera. Interessante che anche con l'Angelus richiamiamo un pochino queste cose, no? Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, sono le 3 invocazioni dell'Angelus, no? L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ecco l'ancella del Signore e il Verbo si fece carne, no? Interessante, anche noi ce l'abbiamo alle 6, a mezzogiorno e alle 20, cioè all'inizio, a metà e alla fine della giornata. Comunque, detto questo particolare con voi, vorrei entrare un pochino più a fondo dentro la prima lettura e anche in ciò che precede il cosiddetto Shema, cioè i versi precedenti, perché contengono delle indicazioni, delle chiavi di lettura molto importanti. Anzitutto, prima dell'amore viene proprio nell'economia della salvezza il timore. Mosè parla al popolo dicendo: temi il Signore. C'è un verbo ebraico molto molto preciso che non è proprio la paura, quindi il terrore, ma è, come dire, quella sorta di timore reverenziale che ti porta a dire: sto dinanzi qualcosa di grande, sto dinanzi qualcosa di importante, quello che il Signore mi mette davanti è una cosa molto seria, da questo dipende l'esito della mia esistenza. Ecco, dobbiamo immaginarsi il timore in questo senso. Pensiamo all'economia della salvezza, l'Antico e il Nuovo Testamento. Domanda, questo lo sanno un po' tutti, no? Nell'Antico Testamento Dio appare più come giusto e severo o come buono e misericordioso? Nell'Antico Testamento appare più come giusto e severo, no? Vi ricordate il Dio del Sinai? Fulmini, tuoni, saette, eccetera, eccetera, no? Quindi pastigli, cose, fulmini. Gesù com'era? Era più severo e rigoroso o più buono e misericordioso? Era più buono e misericordioso, però prima il timore e poi l'amore. Guardate la prima lettura, no? Temi il Signore tuo Dio all'inizio e poi amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, no? Voi sapete che il santo curato d'Ars, grande, non soltanto grande santo, ma modello di tutti quanti i sacerdoti e i parroci in particolare, diceva: per tirare fuori i grandi peccatori lontani da Dio dai peccati più brutti, specialmente i lussuriosi, se tu vai a dirgli: guarda, Gesù ti vuole tanto bene, smetti di peccare perché altrimenti sei la causa della sua passione, non ti ascolterà mai. Tu gli devi dire: fratello mio, io te lo dico con tanto amore, fino a quando continuerai a vivere così, tu stai fuori della grazia di Dio. Se non la pianti, la vita è un inferno adesso e ti aspetta l'inferno eterno. Quindi fargli venire un pochino di salutare paura. Va sicuro che santo curato d'Ars, parlo per esperienza, ha ragione. Quando una persona esce, diciamo così, da questo stato di intontimento, allora vai con tutto il cuore con l'annuncio dell'amore e della divina misericordia, ma sempre in un secondo step. Perché se tu prima non interiorizzi un senso di timore riverenziale dinanzi a Dio, parlare subito del suo amore e della sua misericordia non è un aiuto, può diventare addirittura un ostacolo. Tu ti pensi che quello è un bonaccione che sta lì sopra e quello che fai, fa niente, perché tanto te sta sempre a dire che tutto va bene, non succede niente, ma non funziona così. Questo è il primo step. Secondo, osservare per tutti i giorni della tua vita, attenzione, le sue leggi e i suoi comandi. Anche qui ci sono 2 termini ebraici molto precisi, quindi
Sapete che anche chi studia il diritto, io un po' di tempo fa l'ho studiato, no? La legge, questo lo sanno più o meno tutti, no? La legge è generale e astratta, mentre i decreti, sappiamo molto bene da un po' di tempo a questa parte, i decreti sono sempre non generali e astratti, ma sono concreti, cioè mirano a vincolare e a determinare qualche cosa in particolare, qualche aspetto della vita, qualche problema in particolare, no? Allora, quali sono in riferimento a Dio le leggi e i comandi? Qual è la legge generale e universale su cui tutti gli esseri umani saranno giudicati? Perché Dio l'ha esplicitata, ma è fondata sul diritto naturale. Sono i 10 comandamenti. Su quelli non ce n'è per nessuno, perché la coscienza dell'uomo, se fa attenzione, anche una persona che non è credente, ci arriva che se dà una coltellata al prossimo, insomma, non è proprio una cosa fatta tanto bene, giusto? Magari non coglierà alcune sottigliezze sulla purezza, però vi dico anche questo per esperienza, no? Le persone anche molto molto lontane da Dio, che per esempio esagerano col vizio della lussuria, anche se sono molto viziose, se si guardano un attimo allo specchio, pur avendo completamente dimenticato il catechismo, le cose, si sentono male, perché non sono cose che ti fanno, perché la coscienza rimprovera. Quindi i comandamenti ci sono un pochino dappertutto. I comandi quali sono? Sono quelle cose che il nostro Signore, come dire, determina per la tua vita in particolare. Quindi, che sono, così come i comandamenti, capite? Noi dobbiamo anche capirci, no? I comandamenti il nostro Signore ce li dà, ma non ci costringe ad osservarli. Qualcuno di voi è costretto a osservare i 10 comandamenti? Abbiamo questa costrizione? Che succede nell'immediato, per esempio, a chi oggi non santificherà la domenica qui a Sermoneta e temo che non siano pochi? Succede qualcosa? Il nostro Signore lo riprende a sganassone, li sbatte? No, nell'immediato, perché non c'è una coercizione. Anche nei comandi che il Signore ci dà, quindi le indicazioni che noi dobbiamo imparare a riconoscere, quelle personalizzate, cioè cosa vuole, non sicuramente che osservi i 10 comandamenti, lo vuole da te, lo vuole da tutti, ma da te in particolare cosa vuole oggi a livello di scelte di vita? Cosa vuole il nostro Signore? Quelli sono i comandi. Attenzione, all'osservanza delle leggi dei comandi e alla raccomandazione di metterli bene in pratica sono legate 3 promesse. Primo, perché si prolunghino i tuoi giorni. Nell'Antico Testamento la longevità era segno della benedizione di Dio, c'erano 2 segni della benedizione di Dio: la lunga vita e i tanti figli. Se Dio ti ha benedetto, cioè avrai una lunga vita e tanti figli. Quindi, prima cosa. La seconda, attenzione, il testo traduce perché tu sia felice. È vero questo, ma letteralmente il testo ebraico presenta un'espressione oggi molto molto comune. Sapete cosa, come si deve tradurre? Perché tutto ti vada bene. Yitav lach. Avete visto il risultato? Quando la persona dice, oh, ma va tutto storto, non me ne va dritta una. La risposta sta qui. Perché non te ne va dritta una e te va tutto storto? Se tu osservi la legge di Dio, i decreti, e se fai questo ti andrà tutto bene, capite, no? Se non ti va tutto bene, quale sarà il problema? Retorica, no? Non osservi la legge di Dio e i suoi decreti, cioè stai uscendo dalla divina volontà. Noi sappiamo che la felicità deriva proprio dal fatto del percepire che nella vita vadano le cose tutto sommato abbastanza bene. Certo, qualche croce e qualche sofferenza non ce la possiamo risparmiare, ma se il complesso della vita va bene, noi stiamo sereni, stiamo felici. La Sacra Scrittura dice chiaramente: vuoi che ti vada tutto bene? Stai nella volontà di Dio. E poi vedete perché diventiate molto numerosi nella terra dove scorre latte e miele, cioè il secondo segno della benedizione di Dio, diventare numerosi, quindi avere tanti figli. Dopo viene l'amore. E attenzione, anche qui il Vangelo lo traduce bene, ma qui nella traduzione nuova della CEI non è tradotto bene, perché tu amerai il Signore tuo Dio va bene, ma con tutto il cuore non va bene. Nel Vangelo c'è scritto meglio. Non è con tutto il cuore in generale, ma il testo dice con tutto il tuo cuore.
con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Non sono questioni di nane e caprine, e con questo concludo. Tu amerai il Signore anzitutto tuo Dio, cioè indirettamente riconosci come Dio della tua vita il Signore, lo hai accolto come Dio della tua vita. Il Signore, sapete chi è? Il Signore è il nome proprio di Dio nell'Antico Testamento. Yahweh, io sono colui che sono. Noi sappiamo bene chi è il Signore. Il Signore è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, è la Santissima Trinità. Allora, Lui è il Signore, ma è anche il tuo Dio. Il Signore ci ha, punto e basta, nessuno gli può togliere dal posto che c'ha. Ma per molti, secondo voi, il proprio Dio è il Signore o è qualcos'altro? O è qualcun altro? Ci sono gli idoli anche, no? Che possono mettersi al posto di Dio. Quindi tu mai amerai Dio con tutto il cuore se prima non hai fatto lo step di accoglierlo per quello che è e di riconoscerlo come tuo Dio. Sono io che mi glorio, come dice San Paolo, di chinare le ginocchia col corpo, ma anche con il cuore, con la mente e con l'anima dinanzi a te, perché ti riconosco come tale. Capite? Il grande valore dell'inginocchiarsi, lo dicevo anche io, noi ci inginocchiamo solo davanti al Signore, senza nessuna vergogna, ma davanti al Signore ci inginocchiamo, e come? E chi non lo fa deve stare sempre molto attento, perché a meno che non ci abbia esattamente, come dire, motivazioni dipendenti da gambe che non funzionano, o come si chiama, la condrite, la condropatia di cui ho sofferto in passato, che quella è terribile, insomma, no? Ma è un gesto molto significativo. Io non mi ginocchio dinanzi a nessuno, ma dinanzi a Dio non solo che lo faccio, ma mi onoro di farlo, perché ti riconosco come mio Dio. E capite, per riconoscere come mio Dio vuol dire che io mi umilio davanti a te. Addirittura il gesto che fece i magi, in greco è proschiuneo, non è solo inginocchiarsi e poi scendere con la fronte che tocca la terra, proprio il prostrarsi, che è proprio il segno massimo di umiliazione, no? Io sono terra, io sono nulla e tu sei il tutto. E poi con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Con questo concludo. Voi sapete una cosa? Che noi siamo stati creati come un unicum irripetibile. Il libro dell'Apocalisse dice che quando andremo in paradiso, speriamo, non è detto pregate anche se possiamo andare tutti quanti, se andremo in paradiso ci sarà consegnato, dice il testo, un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Sapete che cos'è quel nome nuovo? Il nome nuovo è chi sei veramente tu agli occhi di Dio, cioè quali sono quelle particolari peculiarità e sfumature con cui Dio ha creato la tua anima. E attenzione, che hai solo tu, nessun altro. E sapete questo che significa? Significa che tu godrai di Dio a modo tuo, riceverai da Lui alcune cose che solo tu puoi ricevere, nessun altro, e viceversa però. Tu lo amerai a modo tuo, capite? Quando qualcuno non ama il Signore, questo non ci pensa quasi nessuno. Allora, Dio ha promesso che non c'ha bisogno di niente ed è perfettamente felice in se stesso. Ma se crea una cosa fuori di sé, lui c'ha il diritto, diciamo così, di godersela. Quando una persona non ama il Signore con il suo cuore, nega a Dio qualche cosa che nessun altro gli può dare. Se tu che mi stai ascoltando non ami Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, quella particolare caratteristica di amore creaturale che solo tu puoi dare a Dio non gli arriverà, capito? Né nel tempo, se non lo fai, e se Dio non voglia andiamo a fare una brutta fine, neanche nell'eternità. C'è un unicum che noi riceviamo e un unicum che noi doniamo. Ecco perché con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Bene, sono belle cose queste qui. Chiediamo al Signore che ci doni questa grazia di interiorizzare un grande senso di Lui e un grande amore di Lui, la piena percezione che solo in perfetta comunione con Lui tutto ci andrà bene, saremo felici, e che solo amarlo, come ha concluso lo scriba nel Vangelo, vale più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici e ci rende la vita veramente degna di essere vissuta. Siano lodati Gesù e Maria.